Agente Bonnet, di nuovo qui per l'affare del coltello? Agente Bonnet. O forse è un po' superato ormai, non trova? Perché non ha detto nulla della spedizione? Si trattava di eventi tragici, meglio dimenticare. È meglio ricordare, invece. Il mio serial killer è legato a loro in qualche modo. Davvero? Che idea balzana. Sì. Inoltre penso che lei abbia ostacolato le indagini, celando importanti informazioni. Bene. Vedo che è qui per lavoro. Sono sempre qui per lavoro. Sa che le vittime sono tutte su una lista? Beh, mi sembra verosimile. Come verosimile? Potreste esserci pure lei e Bradford su quella lista. Non ha paura. Che senso ha avere paura? Capisco. Ho fatto i conti con la mia coscienza già da tempo ormai. Quando? Quando è stato ucciso Fairbanks? O solo dopo l'uccisione di Tatum? Pensa sia così semplice? Ehi, ragazzina, che si nasconde dietro il suo distintivo dell'FBI? Pensa mai a tutte le persone massacrate da qualche parte là fuori, al buio e al gelo, senza che lei lo sappia? Sì, e lo odio. Mi sveglio la mattina e penso che oggi qualcun altro morirà e io non riesco a fermare questa mattanza. Adesso è ancora peggio. So esattamente chi morirà. Non tutti loro moriranno. Sì, certo. Juan Alvarado, un archeologo che vive a Cusco. Non ci ha seguiti fino in Perù. Juan Alvarado? È ancora in contatto con lui? Non proprio. C'erano altre persone coinvolte nella spedizione? Sì, Huaquero. Continui. Huaquero era un tombarolo locale, un dilettante. È apparso quando noi eravamo completamente devastati e ci stavamo ritirando e ci offrì il suo aiuto. E? E poi ci ha chiesto una somma oltraggiosa e ci siamo separati in malo modo. E adesso, se mi vuole scusare, devo fare una chiamata importante. E adesso, se mi vuole scusare, devo fare una chiamata importante. È stato un bene averla incontrata. Sta aspettando Warren? Stiamo uscendo. Anche se preferirei andarci con lei al concerto. Beh, forse quando avrò finito con questo caso. Non vedo l'ora. Ho scoperto qualcosina in più sulla spedizione in Perù di 20 anni fa. È ancora in contatto con il signor Alvarado? No, non più da tempo. Ma eravamo amici. Perché le interessa? Gli assassini rientrano sempre in uno specifico gruppo di persone e Alvarado ne fa parte. Sì, lo so. Pensa che possa essere l'assassino? Beh, in realtà non ho alcuna prova in tal senso. Pensa si tratti della maledizione indiana Koga Pachiros? No. Nemmeno io lo penso. Ma se il nostro assassino faceva parte della spedizione, e se né Warren né io, allora deve essere Alvarado. Perché dovrei sospettare un uomo che vive in Perù di uccidere persone che stanno a New York? Alvarado era in città quando è successo, ovviamente. Cosa? A New York? Ne è sicuro? Mi ha chiamato. Aveva paura mi potesse trovare. Sa dove si trova ora? Mi ha lasciato un messaggio. Sarebbe ritornato a casa, in Perù. Spero sia vero. Lo scopriremo. Ha il suo indirizzo? Mi ha spedito una lettera con il timbro di Manhattan. Conteneva una foto della sua casa a Cusco, con l'indirizzo e una nota. L'ho mostrata a Warren questa mattina. Me la mostra, per favore. Qua sta il problema. C'era un bel po' di disordine al museo questa mattina. Stavano ripulendo gli oggetti esposti appesi al soffitto e io dovevo letteralmente farmi strada tra la gente. Deve essermi caduta dalla tasca. Va bene. La troverò. Ascolti.
se dovesse accadere... Ruth, ciao, sono Nicole. Sì? Potresti controllare la lista dei voli per il Sud America negli ultimi 5 giorni e cercare un certo Juan Alvarado. Ok, lo fa... Grazie. Non ho tempo per questo. Devo sbrigarmi. Non c'è tempo per il tuo... Devo sbrigarmi. Il signor Branford la sta aspettando di... Grazie, ora vado. Lei rimane qui? Questo padiglione è un posto magico. Parla come Allen. Ma ne sono felice, è un'ottima cosa. Creare una cosa simile deve richiedere molto talento. E 20 anni di duro lavoro. Devo sbrigarmi. E un bel giorno arriva Wap. Di nuovo lui, No, all'inizio sembrava... E poi? Voleva distruggere la sua... Cosa glielo fa pensare? Ho trovato tracce di droga nascosta là sotto. Che lurido schifoso. Ha sporcato tutto con le sue piccole mani luride. Quindi è venuto qui per... Sa, allora eravamo giovani e stupidi. Richiamavamo la sventura. Quando incominciarono le piogge, noi realizzammo che non saremmo riusciti a trovare il professore... Volevamo solo tornare a casa il prima possibile. E Wakuero disse che a causa degli scavi avremmo dovuto negoziare per settimane con impiegati corrotti. L'ha aiutata a trafugare dei pezzi? Sì, si trattava di oggetti di poco valore e dopo poco me ne dimenticai. Ha nascosto persino della droga nei pezzi da esporre? No, mai. Premeva perché lo facessi, ma non ho mai acconsentito. Ha fatto pressioni anche sugli altri? Ho pensato che abbia ucciso gli altri per arrivare a me. Perché non ha informato le autorità? Di che cosa parla? Ho raccontato tutto al suo uomo, Chaser. Chaser? Sì, certamente. Avete trovato la città leggendaria alla fine? A Kakor? Allora lo credevamo, ma non potremmo ritornarci. Sembra tutto un sogno ora. Un'ultima cosa. È sicuro di non volere alcuna protezione? No, grazie. Questo posto pullula di agenti. E adesso, se mi vuole scusare... Un'antica casa a Cusco. Ecco. Nicole? Sì? Alvarado ha già lasciato il paese. È saltato su un volo per... Aha, fantastico, grazie. Senti, il capo è là dentro? Al momento no. Sai cosa? Prenota 2 biglietti sul prossimo volo per Cusco, Perù. Visti per me e Nick e un hotel. Sarebbe più conveniente se divideste la camera. Piantala. Nick è al corrente di tutto questo? Non ancora, lo chiamo subito. Ok. Grazie, Ruth.
lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Nick, partiamo per il Perù per questo caso del serial killer. Richiamami o chiama Ruth il prima possibile. Non deludermi, ti prego. Ok, è tutto sì. Grazie. Ha già richiamato Nick? No. Il capo è tornato? Sì. Posso? Ho un aggiornamento importante. Ti ascolto. Ho trovato alcuni fatti interessanti. Tutte le vittime presero parte ad una spedizione scientifica in Amazzonia circa 20 anni fa. Il professor Dickinson, sua figlia e un altro studente di nome Noel Reches sono tutti deceduti tragicamente durante quella spedizione. Il nostro amico Wakuero aiutò i sopravvissuti a tornare. Inoltre, gli aiutò a trafugare delle opere d'arte minori. Di tutta la spedizione, gli unici sopravvissuti sono Warren, Branford e Alvarado, che ora è diventato professore di archeologia e vive a Cusco, in Perù. Tutte potenziali vittime e tutti potenziali killer. Perché? Beh, non sono ancora in possesso di prove schiaccianti, ma tutte le mie ricerche conducono a quella spedizione. E così qualcosa è successo laggiù, e ora dopo quasi 20 anni questo fa sì che il nostro avventuriero voglia squartare tutti. Sembra proprio così. Solo che non so cosa sia successo. Così adesso prendo un volo per Cusco e vado a parlare con questo personaggio, Alvarado. Non posso autorizzarlo. Siamo fuori di circa 4 paesi dalla nostra giurisdizione. Senta, se lui non è l'assassino, potrebbe rivelarmi delle cose interessanti. Ho una foto che lui fece a Branford con una dedica. Posso vederla? Bene, bene. Così forse scoprirò cosa fece scatenare tanto tam-tam nella foresta. Ma se Alvarado è l'assassino... Allora deve essere stato qui nelle ultime settimane. E infatti c'era. Merda, tutto si fa sempre più fosco. Possiamo chiedere alla polizia peruviana di condurre l'interrogatorio? Nah, ho la sensazione di dover andare io e farlo di persona. Lascia perdere le tue sensazioni, dobbiamo considerare i fatti. Hai stilato il profilo psicologico? Sì, ci sto lavorando. Il nostro killer ha un debole per uomini di mezza età e fisicamente prestanti. Rientra in una classe sociale e di reddito simile alle sue vittime, a parte Tatum. E non capisco perché sia stato colpito. Così diciamo che non è un loro conoscente, ma si trova verosimilmente in una posizione di pubblico dominio, cosa che lui può sfruttare per avvicinare le sue vittime. Un poliziotto, un prete, i tipici candidati. Persino qualcuno come lei, capo. O il nostro compagno Branford. Per quanto concerne la motivazione, respingo l'aspetto rituale. Si tratta di un tentativo di depistaggio. Come la mettiamo con le antiche monete d'oro lasciate sui cadaveri? Chiaramente ci vuole comunicare qualcosa. O potremmo anche riassumere il tutto così. Warren aveva semplicemente voglia di fare uno spogliarello e di squartare i suoi vecchi e cari compagni. Warren in mutande? Nah. Sì. Comunque... Parlando di Warren, mi sono dimenticata del fatto che avesse chiesto il suo aiuto, capo. Beh, questo caso lo trattava Nick. Dovrebbe avertelo detto. Warren ha ammesso davanti a me di aver trafugato alcuni oggetti d'arte minori. Ha parlato di queste cose anche con lei? No,
È stato molto cauto con le parole e comunque ci siamo sentiti brevemente al telefono. Forse queste opere non erano poi così minori. Va bene, ammettiamo che abbiano trovato un vero tesoro laggiù, che qualcuno non sia stato d'accordo con le spartizioni. Vorresti dire che questo è un avvertimento di circa 20 anni dopo. 20 anni sono un lasso di tempo ideale per sentenze di prigione. Ok, ha aspettato 20 anni per non essere invischiato. Per vendetta, insomma. Non lo sapremo finché non andrò. Tu non vai ancora da nessuna parte, Bonnet. Simili viaggi devono essere ben pianificati. Per questo non c'è tempo. Se ci perdiamo con le pianificazioni, chissà cosa potrebbe succedere nel frattempo. Non salverai la vita a nessuno in questo modo. Mi ascolti. Riderò di me. Ma nei miei sogni io vedo una città nella giungla. E in cima a una roccia enorme troneggia un altare sacrificale. E l'assassino è lì. E potrebbe girarsi da un momento all'altro. E quando lo farà, pam! Fantastico. E adesso che fai? Mi racconti i tuoi sogni ora? Va a casa, riposa. Ti concedo un giorno libero, approfittane. Capo. E non chiamarmi capo! Esci fuori di qua, porco Giuda! Bonnet, ho troppo... Veramente? È tutto, allora. Allora, questo volo? Mm. Sai una cosa, Nicole? Scommetto che Nick sarà in ritardo per il... Non possiamo fargli da balia. Mandagli l'indirizzo di qualche tetro bar a Cusco. Forse passerà per un caffè. È importante che riceva tutto quello che gli serve per le indagini. Non ti preoccupare. Gli appiccicherò i post-it in fronte, se necessario. Lavori di nuovo fino a... Già. Allora ti prometto che ti spolvererò. Ci vediamo presto. Va bene. Ehi, non ti scordare di spedirmi una... Certo che no. Ci si vede, Ruti. Mi sono resa davvero ridicola. Lascia perdere. Si vive una volta sola. Fai i bagagli. La tua destinazione... Che bello allontanarsi dalla città, dal crimine e dalla quotidianità. È così fresco qua giù. Prenderò una macchina fotografica e farò la turista. Magari riesco ad ingannare qualcuno.